Martedì 15 agosto. Buon Ferragosto come si usa da qualche tempo. Ci si augura una buona giornata nella pienezza del tempo dell'ozio che spero sia fecondo e creativo, occasione per meditare e trascendere rispetto alla nostra vita quotidiana e accogliere la parola che è fonte di salvezza inesauribile, di gioia profonda, che fa sussultare i cuori e dispone lo spirito a percorrere la strada della sequela di Gesù, con gioia profonda, con entusiasmo, con passione, quella che troviamo nel Vangelo di oggi. La giornata di oggi ci dona le bellissime parole del Magnificat, che dovremmo ripetere costantemente nel corso di questa giornata, inscrivere nel nostro cuore perché diventi la mappa del nostro destreggiarsi in questa vita mondana, la quale ha trasformato anche l'ozio fecondo e creativo di un giorno di festa in una semplice occasione banale di consumismo sfrenato. Liberiamoci da tutto questo e entriamo appunto nella dimensione creativa, feconda, del tempo che sembra ozioso, in realtà è fonte inesauribile per un'anima assetata d'amore e di giustizia, un'anima concreta, non astratta, incarnata. Il Magnificat parla costantemente alla nostra coscienza e il tutto avviene nell'incontro tra Maria e Elisabetta, due donne. Il femminile della scrittura ha un significato profondamente trasformativo e eversivo, generativo della vita autentica. Dobbiamo ascoltare, essere disponibili a essere protagonisti di una testimonianza autentica all'insegna del sovvertimento dell'ordine costituito nella logica della mondanità. Liberiamoci dalla logica della mondanità. Facciamoci travolgere passionalmente, facciamoci trascinare lungo una strada che parla di fedeltà, di alleanza, di giustizia, di rovesciamento dei rapporti di forza, non per creare nuovi potentati, ma per liberarci dalla nostra idea del potere, attraverso la disponibilità ad accogliere la potenza che ci chiama ad essere umili, radicati su questa terra. Noi siamo soggetti viventi i quali hanno ferito fin troppo questa nostra madre terra e lo vediamo anche nella cronaca di questi giorni. Disastro ambientale, climatico, inquinamento. Per quale ragione? Semplicemente per soddisfare un bisogno insano di consumismo, che è la cifra della ipermodernità, della contemporaneità. E quindi se oggi abbiamo del tempo, se non ce l'abbiamo, ce lo prendiamo. Dedichiamolo per ripetere in silenzio questo invito profondo a sobbalzare di gioia di fronte al messaggio di salvezza che Dio ha voluto donarci attraverso il suo Figlio. La parola si è fatta carne, abita in mezzo a noi e testimonia la potenza della vita che risorge. Attraverso il sacrificio, un atto di umiltà, non è un Dio che è incline a definire un regno potente. È un Dio che ci chiama alla umiltà. È un Dio anche per certi aspetti interpretato da un punto di vista antropico che sembra quasi sconfitto nella croce, ma che in realtà passa attraverso la croce per esplicitare in pienezza la potenza della vita eterna che è fondata sulla dimensione dell'amore e della giustizia. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò,
e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, subito Elisabetta salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Giovanni il Battista, il precursore, intuisce immediatamente. È pieno di gioia di fronte alla presenza della parola che si è fatta carne e incomincia ad abitare in mezzo a noi, ottemperando all'alleanza che Dio ha fatto con l'intera umanità. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu tra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, la benedizione che esprime Elisabetta nei confronti di Maria e nei confronti del frutto del suo grembo. Sì, perché Gesù è uomo concreto, è Dio che si fa uomo, che rovescia radicalmente tutte le prospettive antropiche di rappresentazione della religione. È un rovesciamento radicale dello stesso concetto di religione che incontriamo nel Dio si fa uomo. Questa è l'autenticità profonda e radicale del cristianesimo. A che cosa vedo? Che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Elisabetta riconosce in Maria il luogo di incarnazione del Signore. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Elisabetta riconosce a Maria di aver creduto, non ha semplicemente obbedito, ha creduto, che è un atto di piena consapevolezza, magari nel timore di ciò che sta accadendo, crede in ciò che sembra incredibile. È un grande gesto di intelligenza e di umiltà allo stesso tempo. La coniugazione di intelligenza e umiltà rappresenta la cifra del nostro modo di procedere lungo le strade del Signore. Tra dubbi, perplessità, incredulità, ma sempre pronti a credere, credere profondamente e non timidamente. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Magnificare l'anima nel Signore e esultare in Dio è espressione di una religiosità intensamente passionale, vera e autentica, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Non ha guardato all'uomo in un suo aspetto meritocratico, non ha guardato ai grandi della terra, ha guardato l'umiltà della sua serva e lì la parola si è fatta carne, non nei potentati della mondanità. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, non regina. Beata. Questo è il punto fondamentale. Sì, possiamo anche declinare regina, ma è una regalità che appartiene all'umiltà, antitetica a quei regnanti che si fanno chiamare re e regine anche quando le monarchie sono state abolite. C'è sempre questa tensione monocratica che attraversa l'animo umano nella tentazione del possedere, è sempre una tentazione della diabolicità della mondanità. Qui troviamo la liberazione assoluta.
e la testimonianza che il regno dei cieli è qui in mezzo a noi. E qui vediamo come si esprime questo regno dei cieli nei suoi tratti apertamente sovversivi, di rovesciamento delle prospettive esistenziali. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ha fatto grandi cose in me, non io faccio grandi cose. È l'Onnipotente che fa in me grandi cose. Se faccio grandi cose, e se sono veramente grandi, devono necessariamente essere opera dell'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono, la precondizione è l'umile timore, non la paura, il timore, che non è assoggettamento, è reverenzialità nei confronti di chi dà il dono e la grazia della vita eterna. Ha spiegato la potenza del suo braccio e che cosa significa. Possedere, conquistare? No. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. È un radicale rovesciamento delle aspettative di potenza che l'essere umano ha costruito nella propria mondanità. Disperdere i superbi nei loro pensieri, che albergano i loro cuori. La superbia che c'è in noi deve essere dispersa, dobbiamo accettare, rovesciare i potenti dai troni, innalzare gli umili, non per farli nuovi potenti, ma per restare autenticamente umili. Ha ricolmato di beni gli affamati e ha mandato i ricchi a mani vuote. I ricchi a mani vuote. Quale gesto più sovversivo, riempiendo i beni gli affamati, è una dinamica che dovrebbe caratterizzare ogni tempo della storia dell'umanità. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. È un patto di fedeltà per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Vedete, questo stupendo brano poetico del Vangelo, il Magnificat, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, è santo il suo nome, si esprime dentro un incontro intimo tra due donne che condividono la nascita della vita, che viene annunciata gioiosamente e viene espressa consapevolmente nel timore da Maria. E così si esprime Papa Francesco in occasione dell'Angelus del 15 agosto del 2022 relativamente al brano del Vangelo di oggi. Cosa significa quel cantico di Maria? Qual è il senso? Lei non vuole fare la cronaca del tempo, ma dirci qualcosa di molto più importante. Non è una cronaca di questo incontro, ci sta dicendo qualcosa di molto importante. Che Dio, attraverso lei, ha inaugurato una svolta storica, ha definitivamente stabilito un nuovo ordine di cose. Lei, piccola e umile, è stata innalzata e, lo festeggiamo oggi, portata alla gioia del cielo, mentre i potenti del mondo sono destinati a rimanere a mani vuoti. Ecco, questo, guardate, è veramente, ha ragione Papa Francesco. Oggi dobbiamo celebrare la liberazione dell'umanità dall'idea di potere, che manda a mani vuote i ricchi questo annuncio. Libera la nostra coscienza del desiderio insano di arricchimento. La Madonna, in altre parole, annuncia un cambiamento radicale, un rovesciamento di valori.
Mentre parla con Elisabetta, portando Gesù in grembo, anticipa quello che suo figlio dirà, quando proclamerà beati i poveri e gli umili e metterà in guardia i ricchi e chi si fonda sulla propria autosufficienza. E molto spesso noi ci riteniamo fin troppo autosufficienti, autoreferenziali, egocentrici, egolatrici in qualche maniera. Abbiamo idolatrato noi stessi con aspettative di ricchezza. La Vergine, dunque, profetizza con questo cantico, con questa preghiera. Profetizza che a primeggiare non sono il potere, il successo e il denaro, ma a primeggiare c'è il servizio, l'umiltà e l'amore. Vedete, questa antitesi posta da Papa Francesco tra potere, a quale contrappone il servizio, il successo, qui sta l'antitesi, al quale contrappone l'umiltà, e il denaro, al quale contrappone la dimensione dell'amore. Sì, perché il denaro molto spesso non è più strumento di negoziazione per rispettare la scarsità delle risorse, ma diventa semplicemente come la cifra del successo nella vita. È l'amore la cifra del successo nella vita. E questi sono sicuramente elementi che ci devono fare riflettere profondamente, non solo oggi. E guardando a lei nella gloria, capiamo che il vero potere è il servizio. Non dimentichiamo questo. E regnare significa amare. Passaggio straordinario che richiederebbe una riflessione molto profonda. Ma ricordiamocelo, regnare significa amare, non esercitare un potere. E che questa è la strada per il cielo, nella concretezza della vita quotidiana. Il regno dei cieli è tra noi, è già presente, è in un divenire costante che ci richiama ad ascoltare questo canto di Maria, che è poesia e concretezza, che è invito a una conversione radicale nella potenza dell'amore. Buona giornata a tutte e a tutti.